Il parto può avvenire nella maniera tradizionale come lo è sempre stata, a meno che non siamo in una fase, come dire, di grave malattia con un'insufficienza respiratoria. In questi casi, se abbiamo dei problemi di questo genere, è ovvio che è auspicabile recarsi in un ospedale attrezzato in cui ci possa essere una rianimazione nello stesso ospedale, possibilmente. Ma ad ogni buon conto, nella maggior parte dei casi, il parto si svolge in una maniera fisiologica, come si è sempre svolto fino adesso, se c'è l'indicazione per fare un intervento operatorio, un taglio cesareo, si può fare anche quello. Oltretutto, ricordiamoci che oggi come oggi, qualora si dovesse ricorrere ad un taglio cesareo, c'è l'indicazione per fare la terapia con l'anestesia spinale. L'anestesia spinale che, come dire, protegge per molti versi l'apparato respiratorio. Quindi, in un certo qual modo, la prima risposta che mi sento di dare è di rivolgersi tranquillamente al proprio ospedale di riferimento e di andare, come dire, come si è sempre andati, senza tanti problemi. Ovviamente ci vogliono le precauzioni, ovviamente in ospedale non è che si può andare a ogni piè sospinto e a ogni dubbio, è consigliabile andare solo per partorire oppure se ci sono delle indicazioni ben precise, cioè se si deve fare un monitoraggio stretto come dire, del periodo precedente il parto e quindi se c'è da fare un tracciato cardiotocografico piuttosto che un'ecografia importante, cioè se ci sono delle indicazioni ben precise si va in ospedale, altrimenti è meglio consultare prima il proprio ginecologo oppure il consultore di riferimento e poi rivolgersi all'ospedale. La gravidanza noi la possiamo sicuramente cercare in questo periodo, però se possiamo avere delle riserve non siamo nelle condizioni oggi come oggi di poter dare una risposta. La risposta purtroppo si può avere soltanto a distanza di mesi, se non di anni, perché come tutte le influenze stagionali noi sappiamo che ci possono anche essere dei problemi, ci possono anche essere delle malformazioni fetali quando c'è un'influenza in corso. E ovviamente se c'è un coronavirus noi non possiamo escludere che un concepimento in questo periodo non possa avere delle conseguenze di questo genere. Lo sapremo solo fra alcuni mesi o meglio ancora fra alcuni anni. Ad ogni buon conto noi non ci siamo mai fatto tanti problemi a cercare la gravidanza anche in inverno e nella maggior parte dei casi non abbiamo avuto dei grossi problemi.